molto significativa. Che la consegna delle chiavi della città al nostro amato compatrono San Francesco di Paola. Consentitemi per prima cosa di ringraziare Monsignor Numeri per tutto quello che sta facendo.
Uno spettacolo pirotecnico come ogni anno, come tradizione. Il
ce lo gustiamo però con la massima attenzione. Testimoni di quegli ultimi istanti della sua esistenza terrena. Ci aiuti il nostro Santo a ringraziare il Signore per il grande dono della redenzione da Lui operata attraverso la passione del Figlio di Dio fattosi carne, e faccia rinascere nel nostro cuore la nostalgia del ritorno al Padre che attende tutti a braccia aperte per aiutarci a vivere e a custodire il nuovo che rompe nella storia dell'uomo dalla celebrazione della Pasqua che abbiamo celebrato poco fa. Dalla lettera di San Francesco ai procuratori di Spezzano. Ricordatevi della passione del nostro Signore e Salvatore e pensate quanto infinito fu quell'ardore che discese dal cielo in terra per salvarci, che per noi subì tanti tormenti e patì la fame, il freddo, la sete, il caldo ed ogni umana sofferenza. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li dimentichiamo i nostri debiti, non so chi ha lavorato. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. E ora, come popolo di Dio, in pellegrinaggio durante questo percorso, invochiamo con il canto l'aiuto del Signore.